prima delle fiction spagnole, nel primo pomeriggio di Mediaset, subito dopo il tanto seguito Beautiful, andavano in onda le soap opera italiane. Tra le primissime ci fu Vivere, dove si raccontavano intrighi, passioni, segreti di numerosi personaggi che portavano sul piccolo schermo le proprie vicissitudini, ogni giorno. Tra gli attori di Vivere c'era anche lei, Sara Ricci, nel ruolo di Adriana. Da allora sono passati quasi due decadi, il format è stato chiuso e gli attori di quella serie si sono dedicati ad altro, proprio come la Ricci. Vent'anni fa c'era un po' di pregiudizio verso gli attori di questi prodotti, soprattutto verso le donne. Oggi ce n'è molto meno. Però è sbagliatissimo, perché non è vero che gli attori delle soap sono meno bravi degli altri. Anzi, devono dimostrare di essere il più naturali possibile, che non è affatto facile, racconta l'attrice che dalla chiusura della fiction si è dedicata ad altri lavori, fino anche ad allontanarsi dalla televisione. Quando le cose andavano meno bene mi sono rimboccata le maniche e, per esempio, ho iniziato a insegnare recitazione ai giovani. Il ritorno in TV, punto. Se sia stato un bene essere stata presa per il ruolo di Adriana, in Vivere, Sara Ricci ancora non lo sa, per quel ruolo ero arrivata al casting finale con altre due attrici che poi hanno avuto una bellissima carriera al cinema, vai a capire se sia stata una fortuna oppure no, essere stata scelta, rivela Sky. Nonostante qualche periodo buio Sara, oggi, è tornata sul piccolo schermo con due diversi appuntamenti, alle 15:30 su Rai 2 con Il Paradiso delle Signore e alle 20:40 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Negli scorsi anni, oltre ad aver lavorato molto a teatro, Sara Ricci ha recitato anche per una serie straniera, per Sotto Copertura e per la serie Disney Alex e Co. Anche se non ero ogni giorno in onda in televisione, non sono stata a casa senza lavorare, ho avuto, però, un periodo di 2-3 anni in cui ho lavorato meno, perlomeno in televisione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.